Buongiorno, questa è la colazione di lunedì 3 agosto. Rondelle di banane con polvere di cacao amaro e scaiette di cocco. E qui c'è il video di Marcello, signore. Ora faccio colazione, mi guardo il video e magari ci sentiamo più tardi. Mi viene da ridere. Mercoledì 5 agosto, sono le 16:01 ed io mezz'ora fa ho fatto un test di gravidanza, ma era negativo. Io ero convintissima. Il ciclo questo mese mi ha girato un brutto scherzo perché avevo dei sintomi che mi hanno fatto tantissimo pensare a quando aspettavo Liam. E invece niente. Sono rimasta un po' non male perché cioè, non ci sono rimasta male, non è una condanna definitiva, il risultato del test, però sono rimasta male perché è come se sentissi di non sapermi capire più. Io credo, o meglio, credevo di avere, no, in realtà credo ancora di avere una grande sensibilità col mio corpo, anche per quanto riguardava ad esempio le prime volte che ho sentito Liam scalciare nella pancia, si è verificato molto prima di quando in genere le mamme dicono di aver sentito il primo calcetto, il primo movimento. E quindi niente, pensavo che continuasse così, invece mi ha smentito. Questa è la risatina isterica. Non lo so. Meglio che stacco. Giovedì 6 agosto. Beverone di verdissimo di che c'è tesoro? Vengo subito. Sì? C'ho già i denti verdi? No, un po' giallini. Melone cantalupo e 5 grammi di alga spirulina. Avete ascoltato? Sto mettendo questa canzone in loop. È una canzone nuova dei Fools, scritto Foals, io li seguivo già da tempo, però questa è nuova e si chiama A Knife in the Ocean, un coltello nell'oceano. È bellissimo il video, bellissima la canzone, bellissimo quello che dice. Non so, sono entrata in fissa. Fatemi sapere se vi piace. Da
da un po' di tempo a questa parte, oltre ad aver rivoluzionato il mio modo di mangiare, è cambiato un po' tutto anche per quanto riguarda la routine giornaliera di idratazione, detersione, viso, corpo, trucco, capelli. E una delle differenze principali è quella lì di non mettere più la crema idratante. Non è stata una cosa che ho deciso così di punto in bianco, è venuta piano piano perché principalmente non ne sentivo più il bisogno, mangiando molto più frutta e più verdura. Non è una cosa su cui ho riflettuto, ma ho notato effettivamente che non avevo più quella sensazione né al risveglio né a fine giornata che mi portava a voler idratare la pelle perché mi osservavo oppure mi toccavo e sentivo che la pelle come se me lo chiedesse, come se ne avesse bisogno. E quindi non mi sono posta più di tanto il problema e non ho semplicemente più messo la crema quando non lo ritenevo necessario. Questo è capitato, cioè è capitato che io stessi lontana dalla crema idratante per diversi giorni senza. Che c'è, tesoro? Vuoi fare il video con mamma? Senza che io ne sentissi il bisogno. E quindi niente, semplicemente non l'ho messa, non mi sono posta più di tanto il problema, oddio, devo idratare per forza, anche perché mi sembrava di andare a fare un'operazione abbastanza inutile. Stamattina ho sentito una leggera secchezza qui, soprattutto un po' ai lati del naso e sulle guance basse qui. E ho sbagliato a non mettere la crema solo in quei punti, secondo me, poi riflettendoci dopo, ma l'ho messa. Che c'è, tesoro? Vuoi parlare anche tu? Ma l'ho messa su tutto il viso. Sono uscita poi a. Non mi sono truccata, ho solo messo un po' di blush. Sono uscita poi a fare la spesa e è vero sì che fa caldo, ma gli altri giorni faceva lo stesso caldo e io non stavo sudando così. Ho cominciato a sudare. Soprattutto qua, qua e qua. E è proprio come se la pelle volesse rigettare fuori tutto quello che io avevo messo, anche se ne avevo messo, credetemi, pochissima, pochissima, pochissima crema. E boh, mi fa un po' riflettere questa cosa, come se la pelle la volesse buttare via fuori, perché era una sudorazione che io manco mi asciugavo e già c'erano di nuovo le goccioline e mi sentivo una sensazione fastidiosa, quasi un sudore caldo. Non so come spiegare, è una sensazione abbastanza fastidiosa. Nulla, poi queste goccioline, cioè, non scendevano, cioè, usciva come se usciva dalla pelle questa secrezione e non. Secrezione è forse un termine esagerato. Quest'acqua, questo sudore usciva dalla pelle e rimaneva lì dove era. Non era un sudore che colava, quasi come se fosse un sudore più di una consistenza più densa. Non so come spiegare, fa un po' schifo a dirla così, sinceramente. Devo indagare un po' su questa cosa, devo vedere se prossimamente quando sentirò il bisogno di rimettere la crema capiterà la stessa cosa. E niente, la cosa banale è, diciamo, attribuirlo al fatto che quando si è più idratati all'interno, forse magari all'esterno non c'è così tanto bisogno di curare la pelle. Perché riceve tutto quello di cui ha bisogno appunto dall'interno del nostro organismo, da quello che mangiamo, da quello che beviamo. E sì, lo so, discorso molto banale, però forse c'è una certa verità in questo. E vediamo come prosegue. Quando ho da dirvi qualcos'altro di carino, interessante per me, ovviamente.
Beh, magari non so se voi trovate carine e interessanti queste cose, ma pazienza. Ciao.